Benvenuto! Oggi Heavy Metal Heaven si occupa di una band che cerca di rinnovare il thrash metal, seppur in maniera un po' timida. Pensa al Brasile in ottica thrash metal, impossibile che la mente non corra a un suono rabbioso, contaminato di estremo. Ben come Sepultura, Vulcano e Sarcofago sono delle vere icone del genere, importanti peraltro per la sua transizione verso il death e black metal, che poi altri svilupperanno a partire anche dalle loro idee. Oggi però, per fortuna o purtroppo a seconda dei punti di vista, il metal è molto più globalizzato. Può accadere perciò che anche nel paese sudamericano nascano gruppi che si ispirano piuttosto al classico thrash americano, come i Dead Geist dimostrano col loro Procession of Souls. Terzo album in una carriera che va avanti dal 2017, tradisce il fatto che la band è nata a San Paolo invece che in Nord America o in Europa solo per la registrazione, più grezza della media, più professionale, che si sente alle nostre latitudini. A parte questo, la base dei Dead Geist è nel thrash più classico, ma senza quella patina di nostalgia che spesso ammanta progetti simili. Al contrario, i brasiliani cercano di dare alla propria musica un'anima, che non sarà originale, ma suona onesta e più puntata sulla musicalità di tanti altri. Spesso Procession of Souls, infatti, mostra un lato melodico, non sempre scontato nel thrash metal. Il risultato è che, invece del classico assalto di pancia già sentito mille volte, che spesso viene a noia già dopo un paio di canzoni, il disco sa intrattenere lungo tutta la sua durata. Tuttavia, i Dead Geist fanno ancora meglio quando vanno oltre a questo loro pregio e si mettono addirittura a sperimentare con la propria musica. Qualcosa che accade non di rado lungo la scaletta, specie per quanto riguarda singoli dettagli. Purtroppo le canzoni che lo fanno con convinzione sono molto meno. A parte l'intro ambient malinconico della opera The Grid Inferno, che pure prova in maniera non troppo riuscita a incorporare melodie inusuali in bridge e refrain, solo Living Death Melody, la title track e Fear esplodono davvero. La prima mostra stacchi moji e ritornelli vorticosi, di grande angoscia, in un contesto ben riuscito, con strofi invece preoccupate e mature. Ancor meglio però fa la seconda. La sua alternanza tra momenti davvero classici ma dimessi e altri di grande atmosfera, con tastiere vintage che ricordano molto il black metal norvegese, crea una bella aura tra il cupo e il misterioso. Un'atmosfera che incide e rende il brano il picco assoluto del disco a cui dà il nome. Lo stesso non si può dire purtroppo della terza traccia, che cerca di portare il thrash in una dimensione lenta. In certi frangenti il tentativo funziona, in altri no. Contando poi che il passaggio migliore è quello veloce al centro, abbiamo una traccia non del tutto riuscita. Per il resto, invece, i Dead Geist si dimostrano troppo timidi. Potevano sperimentare molto di più, ma nel corso di Procession of Souls a tratti sembrano quasi paurosi di usare. Insieme a una scaletta un filo altalenante e l'assenza di pezzi davvero da urlo, è questo il principale difetto del disco. Per fortuna, i brasiliani riescono a non farlo pesare troppo. Anche alcuni dei brani thrash in maniera più tipica riescono a incidere bene, come per esempio Nightmare Chamber, che a parte alcuni stacchi, peraltro ben fatti, mostra un'urgenza coinvolgente. In generale, Procession of Souls è un buon album, almeno un paio di gradini sopra la media del thrash revival attuale. Certo, fossero stati più decisi nello sperimentare, i Dead Geist potevano anche salire di più, magari addirittura verso il capolavoro. Tuttavia, non è escluso che in futuro ciò possa davvero avvenire. Intanto, però, non possiamo che consigliarti un buon album, lontano dalla massa. Se ti piace il thrash metal e non cerchi per forza un assalto senza compromessi, fai pure un pensiero sui brasiliani. Voto di Heavy Metal Heaven, 77 su 100. Per oggi abbiamo concluso. Se questo video ti è piaciuto, metti il like, condividilo e commentalo. Puoi anche iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi contenuti. Ti invitiamo inoltre a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!